non abbiamo fatto la partita che volevamo fare, siamo andati in difficoltà, giocando un pochino sotto ritmo, sotto tono e abbiamo esaltato quelle che erano le caratteristiche della Provercelli. Poi dopo c'è stata anche una reazione, però sempre una cosa più di voglia che di testa, e certamente rispetto alle ultime partite abbiamo fatto un passo indietro. Siamo in una fase dove verità assolute non ne abbiamo, perché appunto non stiamo facendo bene e ancora non abbiamo la giusta pericolosità, e quindi dobbiamo essere ancora concentrati anche a trovare alternative, provare alternative e cercare di capire come possiamo fare meglio. Era una partita diversa rispetto a quelle che abbiamo affrontato ultimamente, perché questa era una partita che dovevi vincere a tutti i costi, ed era forse la prima di questo periodo che dovevi vincere a tutti i costi. Per il tipo di gara, io, perché poi responsabilità me prendo io, forse non l'ho trasformata bene nel lavoro e neanche nelle cose da fare in campo. Però credo che ammettendo il passo indietro, noi come gruppo, se vogliamo veramente fare sto salto in qualità, non dobbiamo neanche dimenticare qualcosa di buono che abbiamo fatto fino alla settimana prima. Ma anche la reazione di oggi è stata una reazione confusionaria, ma in ogni caso di un gruppo che prova ugualmente a venirne fuori. Sì, sono fiducioso, perché ci sono delle difficoltà, facciamo fatica a venirne fuori, però vedo che il gruppo è unito, vedo che il gruppo è giustamente arrabbiato, giustamente si sente anche in colpa perché non sta dando quello che vuol fare, poi è una squadra che continua a rimanere viva, anche oggi nella confusione, nel secondo tempo è una squadra che non si è sbragata o che ha tirato i remi in barca, anzi ha provato fino alla fine anche a vincere. È logico che non si fa però solo di pancia, ma bisogna magari essere più bravi e fare certe cose anche con la testa.